Signore e signori, bentornati sul mio canale, qui lo Statono Kid che vi parla e oggi siamo tornati su Euro Truck Simulator 2. Siamo nella tabella dei rimorchi, della gestione dei rimorchi, perché abbiamo spedito il nostro furgonato porte laterali che avevamo attaccato al nostro nuovo Mercedes, l'abbiamo spedito al garage di Brno, così i nostri autisti che vediamo qui possono tranquillamente equipaggiarlo. C'è tra l'altro la buona e carissima Tina T, che col suo Iveco Stralis color giallognolo sta utilizzando quello refrigerato. Però in realtà in questo momento sta dormendo la nostra Tina. Mentre noi l'avevamo, cioè inizialmente lo stava utilizzando Ella. Ella F. Ella, lei, Ella, ma a quanto pare parcheggiandolo in un garage se lo girano un po' come ci hanno voglia. Ma al di là di ciò, noi abbiamo due garage, uno a Bruxelles che avevamo preso da poco e alla quale io andrei a questo punto ad aggiungere, ad assumere un. Ok, no, stavo guardando la mappa, dobbiamo per forza andare in un. No. Possiamo assumerlo anche da qua. Io assumerei un autista, un camionista perché andiamo ad ampliarci, ampliamo la nostra azienda. Allora, questi sono scarsissimi, oltre ad avere delle facce abbastanza discutibili. Ma noi siccome stiamo facendo una società tutta in rosa, quindi solo donne, andiamo a vedere che la prima, diciamo a livello di competenze, è la Susan, non Susan, attenzione, è Susan. È Susan che sembra un po', ha la faccia un po' da psicopatica, quelle che dietro un sorriso così bello ampio ti dicono tanto mentre dormi ti ammazzo, una cosa del genere, no? L'idea è un po' quella. C'è appunto Catalina invece che sembra un non lo so, una campagnola, e Ilona, giusto? Sì, Ilona, che insomma, Dio, potrebbe anche sprizzare un pizzico di gioia in più, eh. Altri soggettone non ne abbiamo. Io direi di prendere la serial killer Susan, assumiamo Susan, la nostra nuova autista, la mandiamo in Belgio non c'è la nazionalità degli autisti, giusto? Scegli uno slot libero, tac. Ma la cara Susan, c'è bisogno della cara Susan, c'è bisogno di un camion per la cara Susan. E quindi, perché non? Allora, noi potremmo comprare un altro Iveco e siccome siamo ormai diventati dei soci dell'Iveco, potremmo anche comprarlo online. Ma andiamo a farci un viaggio rapido, decidiamo, da Iveco cosa passiamo? Cioè, c'è il garage di Brno, giusto? Dove ci sono tre Iveco. Quindi in Belgio, a Bruxelles, cosa andiamo a prendere? Io pensavo, anche il Renault ci potrebbe stare. In Belgio non c'è niente. Iveco, in Belgio, Iveco vendono. Ma io quasi quasi andrei di Renault e mi sposterei a Lione. Qua cosa c'è? Parigi, Lione. Andiamo a Lione, visitiamo il concessionario. Ok. E allora, qua bisogna stare sul base, io ve lo dico, senza fare troppe cose particolari, gli diamo giusto un colorino un po' diverso, 380 cavalli, ma quasi quasi sceglierei il primo, io non c'è bisogno di spendere chissà cosa per i nostri autisti, oltre al fatto che di solito non è che ne abbiamo tantissimi. Perciò, un bel Renault Premium Normal Roof. Ci può stare, a differenza di prezzo, quant'è? 8.000, no? 8.000 tieni in tasca. Ci sta e direi di personalizzare solo lato colore. Perciò facciamo, dove cazzo qua, colore. E al solito andiamo di colori standard, fissi, ma particolari, possiamo fare. Oddio, neanche metallizzato. Fai normale, va. Fai normale e un bel azzurrino verde acqua. Bel verde acqua, bello luminoso. Tac. E siamo a posto. Dov'è?
Conferma. 111. Va bene, onesto. 111, acquista vuoi guidare il tuo camion? No. Lo spediamo al garage di Bruxelles e lo diamo alla cara Susan. Signori, abbiamo acquistato un altro camion che però non utilizzeremo noi, ma abbiamo, diciamo, investito sulla nostra azienda. Quindi autista nuovo e camion nuovo. Dov'è? Signorina Susan, mi raccomando, cominci a fare i suoi viaggi. Gli abbiamo assegnato il Renault. A posto, a posto. Giorgio, cosa sta facendo? Scusami. Ah, il rimorchio. Ah, ha preso il rimorchio. Si è messa a lavorare e ha preso il nostro rimorchio. Perfetto. Sì, rimorchi viola, nero. Va bene. Va bene. Ma adesso torniamo a noi perché. Dove siamo noi? Scusatemi. Siamo sempre a Dijon. Dijon. Dove siamo rimasti l'ultima volta. Perciò, da qui, offerte di lavoro. Lavoro autonomo. Da Dijon. Attenzione ai carichi pesanti, perché i carichi pesanti dobbiamo stare dietro a quelli che ci fanno da apripista e non mi piace tanto come cosa, si va troppo piano. Cisterna di carburante, facciamo esplodere il mondo? No, però andiamo in Gran Bretagna, col cazzo che ci vale in Gran Bretagna. 1229 km, ci potrebbe stare, andiamo in Polonia, andiamo a 17 tonnellate di cipolle a Stettino. Madonna, ma ci andiamo subito a Stettino con le cipolle. Pazzesco! Mettiamoci al lavoro. Senti qua il sound. Sentilo! Ah, piccola parentesi, ho fatto una leggerissima modifica alla barra sopra, in modo da poter mettere più accessori perché ho voluto aggiungere le trombe. Siccome le trombe prima erano abbastanza farlocche, c'erano delle trombettine, adesso invece sono delle grandissime trombe. Cioè qua si strombazza in maniera allucinante adesso, oltre ai leddini davanti, alle luci davanti che sono non sono lampeggianti, insomma, però ci possono stare. A parte che, come al solito, devo andare a regolare luci, fargli accendere tutto, accendi tutto, luce frontale ausiliare sul tetto e via. Perciò, tac. Certo, potremmo mettere anche davanti una barra con altre luci, però va bene così per ora, va bene così, ci vedono. E nel caso non ci vedessero, signori, direi che ci sentono adesso. È talmente prepotente che anche dall'interno, con i finestrini ovviamente su, sentite il suono? È abbastanza deturpante per le orecchie, ma non per le nostre, per quelle altrui. La signorina è qui, è pronta, c'ha sempre la solita faccia, immagino, giusto? Signorina, mi raccomando, non sprizzi troppa gioia. Ok? Ma penso che sia più spaventata che diciamo perplessa. Sembra più spaventata. E ha tutte le ragioni del mondo. Allora, ricordiamoci che in questo momento non abbiamo un rimorchio dietro di noi. Quindi, mentre sistemo il microfono, attenzione allo slalom. Quindi c'è un po' di instabilità. Dobbiamo farci 24 km nell'instabilità della prepotenza del nostro motore da 4.000 cavalli. Ma va bene, salvatina. Qua attenzione, triangolino perché qualcuno ha fatto un incidentino. E attenzione, io suono, Mica se non ci sentono così. Qua si va dritti e via. Non ha prepotenza. Piano, piano, piano. Madonna, si scivola! Si scivola, oh! Speriamo non ci abbiano visti arrivare in questo modo abbastanza indecoroso, ma. Sani. Allora, sani. Salvi, sì, sani un po' meno. Allora, lavoro. Ecco, diciamo che senza il rimorchio è un po' problematico andare in giro, quindi dobbiamo stare calmi quando non abbiamo un rimorchio. Andiamo a portare queste cipolle a Stettino. Le Andiamo. cipolle. Le cipolle. Per me è la cipolla. Pedro. Pedro. Andiamo a prendere il nostro Virginia. Virginia malcontenta. La manovrina. Ancora? Più indietro? Tac.
Aggancino. E siamo pronti. Vediamo. Il nostro camion con il Virginia. Guarda lì. Pronti a partire. Allora. Con la nostra paperella, la nostra signorina. E la cocchina, la carta igienica. Il gatto che è lì dietro. Adesso andiamo a vedere il gatto. Scusate, saluto al gatto. Micio miau. Micino che dorme. E via, si può andare. C'è tutto. 15 ore e 50. Come 15 ore? Ma davvero ho scelto un viaggio da 15 ore? Sai che ho sbagliato. Allora, 17 tonnellate pesano, 17 giusto? 17, sì. 17 tonnellate pesano, quindi dovremmo essere favoriti noi dalle nostre caratteristiche. Ok, non parlo più, smetto di parlare. No, no, non parlo più, ogni volta che provo a dire qualcosa di positivo sul nostro camion, questo puntualmente rischia di capotarsi, quindi anche no. Attenzione, siamo già a un casello, quindi si entra in autostrada subito. Andiamo a sinistra, salutiamo. Salutiamo il pullman, ma anche la curva, non curva. Piano, 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 lo sterra. Sta a posto. Là. E niente. Mi sa che questo telaio così con le sei ruote dietro non va troppo bene per la nostra guida. Non che un assetto con meno ruote possa andare meglio, assolutamente. Allora, attenzione qua che c'è il restringimento. E qua si va a sinistra. Si va a sinistra, per favore, camion gira, grazie. Ok. Tante, guarda, è la merce che stia bene. La merce sta bene, vediamo. 0% di danno, perfetto. Posto, via. Possiamo accelerare, forse. Ma sei impazzito? Stavo guardando tra quanto arriviamo. 23.52, madonna. Siamo sicuri? Piano, piano, non ci arriviamo. Non ci arriviamo. Se andiamo avanti così non ci arriviamo. È inutile che sto lì a contare, a vedere. Non ci arriviamo se facciamo così. Che cazzo. Se la polis. Siamo nella corsia d'emergenza, però non abbiamo un limite di velocità qua, Guarda lì i trucchi del mestiere. Quando lì sul navigatore sparisce, e vedete adesso è ricomparso. Se io vado nella corsia d'emergenza, sparisce il limitatore, il cazzo di limite di velocità, e quindi non ci danno le multe. Bisogna essere smart. Fatto sta che mi sono totalmente dimenticato di mettere la mod, cioè di attivare, non di mettere perché c'è, ce l'ho, di attivare però la mod del traffico, ma va bene così. Vediamo la prossima volta. Magari cerchiamo ancora di capire se così il nostro camioncino può andare, oppure se dobbiamo fargli qualche altra modifica tecnico-tattica. Rallentiamo, pedaggino, 48. Stiamo già uscendo dall'autostrada, la cosa non mi piace, a 1080 km dal traguardo. No, 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 no. Si appoggia però, questo c'era da dire che è intelligente questo camion. Perché si appoggia e poi si rimette dritto. Cioè, proprio si autobilancia. So, è un po' come quei bicchieri che tu li puoi mettere giù piatti per terra, loro tornano in posizione. Proprio così, boom, boom. E tornano dritti, ci sta. Ci sta, dai. Almeno non dobbiamo chiamare la gru, il carro attrezzi per farci rigirare.
Ecco, prima multina del viaggio, oltre ai danni che abbiamo già ampiamente fatto. 10,6% al rimorchio, che non è neanche il nostro, perfetto, ottimo. Quindi ci daranno i conti delle spese da sostenere per riparare il loro rimorchio, ma dettagli, il Virginia. E nulla, teniamo d'occhio oltre alla strada anche la benzina. Possibilmente più la strada della benzina, perché sta quasi, quasi per finire qua sotto. Vediamo il cruscotto. 1300 litri, 4... beh, oddio, 4000 km in realtà sembra... Cioè, però i litri sono pochi, come fai a dirmi 4000 km, scusami? Possibile. Guarda che calano... Come urto con un altro veicolo, l'abbiamo colpito? Cioè, scusatemi, anche lì è un po' tarato male, perché se noi stiamo... Ok, aspetta che questo deve girare, noi no. Ok. Danno a semirimorchio, abbiamo toccato anche quello. Stavo guardando che se stiamo in corsia di emergenza, anche i chilometri della benzina non scendono, ma in realtà la benzina scende. Cioè, lì sul cruscotto non... Adesso vediamo, facciamo un test. Ma se io sto qua, vedete che calano. Ok, proprio a vista d'occhio. Se io sto in corsia di emergenza... Non è vero, era una... Vi stavo prendendo in giro, ok, ci appoggiamo, perfetto. Era una burla, volevo farvi... Cioè, vedere se eravate attenti, capito? Stavo a scherzare. Facciamo i seri però adesso, te lo chiedo. Cioè, sono altri 900 e passa chilometri. Cioè, o li vogliamo fare tutti appoggiandoci ai muretti, ma non mi sembra il caso. Là. Dai, aumento un po' la velocità adesso. Scala sta marcia. Fammi sentire. Madonna, ci sentono a 7 km di distanza con queste trombe. Cazzo, ma... L'ultima volta cos'è che avevamo trasportato? Radiatori, può essere? E pesavano cosa? 10 tonnellate? Forse anche di meno, era un carico leggero, insomma. Questo era 17, cazzo, facciamo un botto... Fatica, nel senso che traballa un po' di più, o sbaglio? Attenzione Strasburgo! Bon voyage! 22 su 31, non lo so, trofei così a caso. Strasburgo? Attenzione. Semaforo! Non ci si ferma, ovvio. Occhio a fare le strette che c'è il muretto. Qua trema tutto, mi trema il braccio, attenzione. Qua spinge adesso in salita però. Dai, spingi! Vai su! Ma scusami. No, davvero adesso ci sono ste stradine un po' così. Ma no, era meglio ribaltarsi, avremmo fatto meno danni. Porca troia. Danni? Madonna, 13, 9, 1 alla merce. Attenzione le cipolle. Mi hanno rovinato le cipolle. Almeno ci sentono arrivare. Germania, attenzione, entriamo dai crucchi. Crucchi. Vedi, sto per finire il carburante. Vabbè che come autonomia mi dà 2200 km. Però ho notato una cosa importante ed è anche logica. Che si blocca lì il porca la... Ok, tutto a posto. Lì smette di calare il consumo. Perché? Perché se alziamo il piede dell'acceleratore si ferma. Ma giustamente, ma scusami. Non accelero. E vedi, quindi bisogna fare del lift and coast come in Formula 1 per risparmiare carburante. Porca la puttana. Non frena un cazzo per me. Come si possono modificare i freni, cazzo?
Comunque ci è arrivato l'avviso della benzina, ma noi adesso andiamo di risparmio. Tipo queste curve le accompagniamo senza accelerare. Cosa che comunque a prescindere non si dovrebbe fare, di accelerare in curva, ma a dettagli. Ma è anche stanca, ma no, dai. Tra quant'è la pausa? Manca 9 ore all'arrivo. Perché abbiamo 39 ore per consegnarla in generale. Prossima pausa tra 1 ora e 18. Cazzo, dobbiamo fermarci a fare tutto. Allora benzina e riposare, va bene, dai. Due piccioni con una fava, ci sta. Ma cosa è successo? Incidente in diretta? Attenzione. Eccola. Perché abbiamo suonato accidentalmente, ci hanno sentiti. Per quello, non per altro. Ma vaffanculo, dai, che stiamo facendo velocità record. Però non curva. Oddio, abbiamo proprio sfiorato, eh. Stavamo a far record, multa, ci ha distratto, poi la curva. Sono molto stanco, sì, sono molto stanco. Effettivamente, siamo stanchi ma non troviamo una cazzo di piazzola. Rimaniamo a secco, probabilmente. Oh, piano. Non vorrei uscire dall'autostrada superstrada, non abbiamo pagato il pedaggio. Cioè io le categorizzo così, superstrada non paghi il pedaggio, autostrada sì. Poi magari negli altri paesi non funziona così, per carità. Riusciamo in 700 km, a parte che 700 km dovremmo anche arrivare, a logica. Perché lì il consumo sopra sono i chilometri, ok? E sotto i litri, quindi a logica dovremmo farcela, ma... Ma consumiamo un sacco di più rispetto ai chilometri che... Ma cosa vuol dire? Uscire a destra. Ma stai scherzando? Cioè, scusa, se sono i chilometri residui, guardate i chilometri residui del... Diciamo, all'arrivo, al traguardo, alla destinazione. Sono 5,32, 5,31, 5,30, 5,29. Guardali come consumiamo. 5,10, 5,100, 4,90. Ma ciuccia. La fa schifo anche. Cioè ciuccia un botto. Sì, siamo stanchi, lo so. Attenzione, questo cordolone interno. Lo so che siamo stanchi, ma io avrei bisogno di un'altra cosa. Ho bisogno di uno spiazzo, qualcosa per dormire, per far fare rifornimento. Sennò qua dobbiamo chiamare qualcuno che ci porti una tanica. Anche due fai. Andiamo così, senza accelerare. Per inerzia. Ok, aspetta, ho visto un cartello. Ho visto un cartello, usciamo qua. Cartello con... Riorientamento. Ma che riorientamento? Voglio solo fermare... lo so, ho usato troppo. Guasto al motore. Merda. Salve. Con lei invece siamo più attenti, guardala. Ah, proprio una mega piazzola questa, ok. Allora, prima cosa, benzina. Cazzo, è vero che devo tenere premuto tutto il pulsante per 3 ore. No, mi si è spento. Non ti addormentare che dobbiamo fare benzina. Ti freno a mano. E niente, adesso stiamo qua 3 ore così col tasto premuto. Mi addormento io, mi sa. €10.000 di pieno? Un po' eccessivo. Comunque. Freno a mano. Che poi è qua. Vai. E niente, €10.000. Sti cazzi. Dormiamo anche a sto punto. Siamo sull'orlo un po' del baratro. Abbiamo solo €29.000 sul conto. Sbagliato, scusate. Disturbato il nostro vicino che stava dormendo anche lui. E nulla, attenzione, si fa notte nel frattempo. 22.53. Sì, dobbiamo andare in officina. No, adesso c'è cosa che suona ogni 2x3. Smette? Se non smette, mi incazzo. Ho smesso, ok.
E niente, qualche problemino al motore che effettivamente con 16 di danno ci può anche stare. L'autista Tina T, un millino, ce l'ha portato a casa. Brava Tina T. E allora, adesso, vediamo anche l'effetto delle luci. Ecco, perché io faccio queste cose in movimento? Non lo so. Onesto. Altro danno? Altro danno, e via. Altri soldi che ho sbagliato tasto, porca troia. Altri so... Altri sonni? Sonni. Porca troia, sto impazzendo. Sto impazzendo. Bisogna anche di dormire, altro che il sonnellino del nostro autista. Della nostra autista. Della nostra rossa. Noi siamo la rossa. Attenzione, la police. L'abbiamo passata? Sì. No. Porca troia. Vabbè, la multa 220, onesto. Abbiamo sfregiato la macchina della police, non ce l'è. Ma stai scherzando? Ma c'era un autovelox? Cioè, noi ci siamo svangati la police con 220 euro di multa e passa l'autovelox 1200. Ma che cazzo? Cioè, tutto il guadagno della nostra Tina, basta, speso. Noi i guadagni degli autisti li spendiamo in multe. Ci servono a quello gli autisti. Usciamo a destra? Cazzo, sto motore fa abbastanza rumore, eh? Chissà che poi dovrò bilanciare bene. Salve police, arrivederci. Bilanciare bene l'audio in fase di editing, perché è veramente abbastanza assurda. Ok, ci si è spento il motore improvvisamente. Questo perché c'ha 1000 di danno. Tenersi a sinistra. Ma noi abbiamo ancora 300 km da fare. Oddio, pensavo peggio, in effetti. Invece, attenzione a questo che rallenta troppo. Noi passiamo vicino e via. Qualche problemino in questo anche in questo viaggio c'è stato, eh. Soprattutto quella spia lì sotto non mi piace tanto. Però vabbè, sti cazzi. Vedremo in officina se torneremo ad essere poveri e se questo viaggio ci sarà costato praticamente tutti i danni. Quindi il nostro guadagno andrà a zero, ma dettagli, le nostre cipolle... Le cipolle andavano consegnate. ...141, 43, attenzione. Questo è un nuovo record con rimorchio pieno, direi. Oltre che velocità massima mai raggiunta da una cipolla. O in questo caso da 17 tonnellate di cipolle. Le cipolle più veloci del mondo. 2.65, madonna, super record. Mettiamo un'altra marcia, 20... Non ce l'abbiamo, scherzavo. Non dovremmo averle, scusa. No, non ce l'abbiamo. Ok. La police, questa me la merito di multa, dammela. Questa la voglio di multa. 260 km orari, più che volentieri 2.70, no. Qua dateci tutte le multe del mondo, ma andiamo avanti così. Non lo alzo il piede finché non mi schianto. Non lo alzo. No, scherzo, non voglio schiantarmi. Però 2.77, 2.78, 79, 2.80 l'ho visto. 2.81, 2.82. Madonna, mi piace questo punto di autostrada. È la mia strada preferita. Tenersi a sinistra, hai detto? Merda, adesso dobbiamo rallentare. 2.87 però, 88, 89. Frena, merda. E niente. Sì. Oh, non frena. Vabbè. Lo sapevo che doveva andare così. Doveva andare così. Doveva andare così. C'è un cazzo da fare.
289 km orari, vuoi non ribaltarti con un camion, con un rimorchio con 17 tonnellate di cipolle? Sono le cipolle che si sono spostate tutte insieme da un lato e ci hanno cappottato. Attenzione, l'autista Suzan è salito di livello, grande Suzan. Salita di livello perché probabilmente avrà ammazzato 5-6 persone, quindi ha fatto punti esperienza. Dovremmo uscire, ok, si sposta anche lui, perfetto. Qua continuiamo a viaggiare a velocità spaziali. Fortunatamente non sempre ci ribaltiamo, maggior parte delle volte, ma non sempre. Poi, per carità, anche i carichi speciali una volta ogni tanto si può anche fare a patto che siano pochi chilometri. Perché di andare a 2 all'ora dietro una macchina, insomma, lo si può fare per la bellezza della procedura, del fatto che ci sia un carico di quelli devastanti e per testare effettivamente il nostro camion con dei carichi. Vaffanculo la puttana di tua. Doppia multa? O erano già loro che ci hanno andata la multa? Non ho capito se era un autovelox o la pattuglia. Comunque, niente, magari ogni tanto li facciamo i supercarichi pesanti, ma dobbiamo ancora provare appunto la mod del traffico, cosa che probabilmente nel prossimo episodio faremo se mi ricordo, magari finito questo viaggio l'attivo subito così non mi dimentico la prossima volta, vediamo. Comunque ciuccio, la ragazza qua ciuccio, cioè non la ragazza intesa come la signorina accanto a noi. Cioè, anche lei ciuccia, nel senso. Chi non ciuccia al mondo oggi, al giorno d'oggi, cioè, scusami. No! Madonna, sti scherzoni. Aspetta che qua c'è. Merda. Attenzione, sorpassi alternativi. E mi si è chiusa la corsia d'emergenza. Ho dovuto pensare in maniera rapida. E abbiamo pensato anche bene, dai. La deviazione nella piazzola di sosta. Qua adesso facciamo una cosa rischiosa, però l'abbiamo fatta. Siamo arrivati, eh? Stetti! La m***a de signore, però tu sei un pezzo di stronzo, del tuo pullman. Spero che tutti i tuoi passeggeri si siano almeno rotti un dito, non lo so. Marciapiede, marciapiede. Facciamo sentire la popolazione di Stettino che siamo arrivati. Madonna, senti che casino. Allora, qua a Stettino io vedo già un punto di domanda là a destra e quasi qua. Bella però sta città. Mi piace, molto industriale, ma mi piace. Facciamo un giro. Anzi, quasi quasi. Passo anche dall'officina, visto che passiamo di qua. No. Oddio, forse non abbiamo i soldi, è meglio passare dopo. Tutti i danni che abbiamo fatto, quanto siamo arrivati di danno? 21% al nostro camion. 12,2 alla merce. Agenzia del lavoro non ci serve. Perché non abbiamo i soldi per un altro camion, quindi non possiamo assumere. Andiamo dritti ancora perché c'è un altro punto di domanda che è questo dietro che ci tampona. Questo gira, non gira, bravo. Qua sta il motore, perfetto. Metto la freccia. Se metto la freccia. Però sono per. Urto con un altro veicolo, ho capito, ma. Ho tagliato lui la strada. Concessionario Mercedes. Abbiamo già comprato la Mercedes. C'è rosso? È diventato verde, passo io, fermatevi, Madonna che passo io. Sono arrivate le cipolle! Madonna che fatica. Ste cipolle. Là. Non facciamo manovre, ma almeno glielo piazziamo dritto per dritto qua, se riusciamo. A piazzarlo dritto. Ok. Non è dritto e non gli piace. Ok, grandissimo pezzo di stronzo. Mastro cipollaio, per favore però. Non faccia il pitimino per la posizione del parcheggio. Che cazzo. Là, scarichiamo. A posto. Test drive limite 3 su 7. Non so cosa sia. E allora. Il 2,7% di danno alle nostre cipolle ci ha costato 5.500 euro. E abbiamo guadagnato 44.000. Adesso.
al di là delle multe, che quelle ce le pagano i nostri autisti. 44.000 euro. E mo per curiosità, attenzione che non abbiamo il rimorchio, facciamo attenzione. Per curiosità, andiamo all'officina. Ma così è, ma giusto per sapere, poi valutiamo se pagare o no la sistemazione del camion. Allora, ho paura onestamente, ho un po' paura. Prendiamo la larga e poi stringiamo. Poi superiamo, madonna, pericolosissimo, senza rimorchio. Vediamo. Attenzione. Attenzione al rullo di tamburi. Officina. Ecco, vedi? 37.000 di danno. Cioè, su 44.000 di guadagno da questo lavoro, 37.000 di danno. Cioè, è incredibile. Abbiamo guadagnato $7.000. Forse. Forse, perché poi io... Tra tutte le multe, insomma. E niente, signori. Qua la signorina non si vede. Andiamo sotto la luce, per favore, che se ci dobbiamo congedare. La signorina ci tiene. Ah, porca troia, non avevo visto che erano parcheggiati qua questi. La signorina ci tiene a farsi vedere. Non l'ho messo da retro. Perfetto, adesso l'ho messo. E nulla, facciamo così così. Entra un po' di luce. Là. La faccia della luce, insomma. Va bene, signori, io direi che ci possiamo salutare qui. Nella penombra si vede comunque la faccia sconcertata della nostra signorina qui accanto. Io direi che ci possiamo assolutamente salutare con le nostre trombazzone. Guarda là, senti il sound. Senti il sound anche del motore. Facciamo esplodere il motore adesso. Signori, ci vediamo con un prossimo video. Vi invito a lasciare un like e un commento, mi raccomando. Siate partecipi, attivi, Mi raccomando, alla prossima. Ciao.